di una cosa sola. Lasciate entrare in voi come un getto la parola. E se vi piacerà e ci sentirete vicino, beh, alla fine vi faremo parecchi. Non siate vani. Con gli applausi e coi sorrisi. E concedeteci di illuminare i vostri visi. Ora vi lascio, mi concedo dal parlare. Vi chiedo silenzio, che lo spettacolo sta per iniziare. Da che ho ricordo di essere viva, ricordo i pennelli e le mie mani sporche di colore. Io la vita l'ho sempre disegnata. È che se non disegno, non riesco a mettere le cose in loro giusto ordine. Solo quando le imprimo sulla tela, allora, tornano tutte al proprio posto. È per questo che dipingo, per ricordare. Dicono che invento personaggi, che coloro le storie, che a volte nella mia testa ci sono dei volti che non esistono. Io non credo che abbiano ragione. La mia stanza è un circo per ogni circostanza. Ora si nasce, ma si diventa facile. Uno come me che non si ricorda niente memorando. Io solo non immaginate quanto anzi potreste ricordarmi. E cos'è che stavo dicendo? Bella domanda, se lo sapessi. Magari lo troveresti. Ma dovrei ricordarmi perché lo stavo cercando. Ma chi sei? Chi? Tu. Io? Ecco, chi sono in realtà non me lo ricordo, però so che mi chiamano lo smemorato. E quanti anni hai? Ecco, in realtà non riesco a ricordare neanche questo. Non mi ricordo né il giorno né l'anno in cui sono nato. Però questo fa di tutti i giorni il mio potenziale compleanno. Ed è divertente farsi festeggiare sempre. E poi non è mica da tutti non ricordarsi niente in questa cosa. In che senso? Non l'ho assolutamente capito, ma lo prendo per buono. E se io questo arnese lo volessi girare un pochino, dov'è che tu mi consiglieresti di andare? Ecco, vedi, io purtroppo non riesco mai a ricordarmi i nomi dei posti da vedere. Però se vuoi puoi aiutarmi a cercare. Sì, posso farlo, ma non conosco nulla. Che cosa dobbiamo cercare? Ecco, vedi, questo non me lo ricordo. Sai, secondo me quella di non sapere per te è una maschera. Come lo è la tua tela bianca? Ah, io dipingo. È diverso. E poi io qualcosa su di me lo so dire. Secondo me no. Non ci riesci nemmeno tu. Non ricordare mi ha insegnato che spesso anche chi ricorda non sa il perché delle cose che fa. Tu, per esempio, perché dipingi? Perché non ho alternative. Non so che parlare che con le mani sporche di colore e di fronte a una tela bianca che ha in sé tutto il possibile mondo. E le cose che dipingi sono cose che vivi o le immagini e basta? Tutto è qualcosa che vivo per me. Sai, poi, quando metto i colori sulla tela, allora io vedo le mie emozioni prendere vita. Se tu li guardi con attenzione, prendono un odore, una sostanza, una forma. E com'è bello quando con le mani sporche di colore la stanza è impregnata dei profumi delle tempere, vedi la tua emozione prendere vita. Caspita, allora sei un artista? No, sono semplicemente una che crea nulla per renderlo reale. Ah, per me quelli che creano il nulla sono quelli che possono tutto. Brava, questa me la segno. Brava, così non me la dimentico nemmeno io. Ma scusami, non è che per caso sei qui oltre a te c'è qualcun altro? Casomai qualcuno capace di darmi qualche informazione? Oh, questa arnese è piena di gente, ma se sono informazioni quelle che vuoi, ce n'è solo uno che ti può aiutare. Strane le persone a volte. Si convincono di non poter fare. O di non poter ricordare se non fanno. O di non essere state loro a fare. Sopravvivenza. Io la chiamo sopravvivenza. Ci si mette una maschera, anche quando si è da soli davanti allo specchio, così da poterla portare con più disinvoltura, anche quando siamo in mezzo agli altri. Lei ancora crede che io non sappia che cosa sta disegnando. Io glielo
glielo lascio credere. Tanto, anche se glielo dicessi, non mi darebbe ascolto. Perché diciamoci la verità, chi ha mai ascoltato quello che aveva da dire l'occhio esterno? Ascoltato davvero un tempo. Ma ci arriverà da sola certe cose. Quasi dimenticavo. Quei personaggi che avete visto su questo palcoscenico stasera, che ho creato anch'io. Magari non con i colori, con i pennelli. E altre voi. E già, che vogliate crederci o no, lì dentro ci siete anche voi. Buonanotte, signore e signori. E adesso giù il sipario tra gli applausi, già lo so. Mi godrò il finale aspettando un po' Godot, che sull'ultima scena un fermo immagine farò. Diventerà il ritratto un po' distratto della mia vita retro. Al termine al fin giunti siamo, ma più vicine di prima vi sentiamo. Sperando d'avervi fatto cosa gradita, noi vi ringraziamo per aver accolto questa sfida.